Ciao a tutti, sono Giovanna e sono master dell'azienda Solo Tu Donna. In questo video vi farò vedere come realizzare delle semplici nail art e vi spiegherò tutti i prodotti che andremo ad utilizzare. Buona visione! Per il decoro che andremo a realizzare, sarà una farfalla sfumata, avremo bisogno di painting gel bianco, painting gel blu, elasto, pennello nail art 00 e pennello micropittura numero 3. Ho già preparato la tip con il colore bianco, quindi ho fatto due passate di bianco, andata in lampada 60 secondi per ogni passata, poi ho sigillato con il top coat matte, polimerizzato in lampada 60 secondi e tolto la dispersione con il pad imbibito di cleaner. Per fare la farfalla, iniziamo con un disegno, quindi ci facciamo uno schema. Dobbiamo sapere come direzionare le ali della nostra farfalla, quindi, come in questo caso per una farfalla aperta, farò una X e mi aiuterò con il pennello nell'Art 00 e con il painting blu. Come potete notare, le due diagonali non si intersecano precisamente a metà, questo perché le ali superiori della mia farfalla saranno più grandi rispetto a quelle inferiori. Dopo aver fatto questa X, inizio a contornarmi le ali della farfalla, quindi a capire come posizionarle. Inizierò a fare una S. E disegno l'ala sotto. Questo è solo uno schema che poi andremo a definire dopo. Stessa cosa dall'altra parte, quindi prelevo un pochino di blu, scarico il pennello, vado a crearmi una S, anche se non mi basta la tip, non importa, e faccio l'ala anche da sotto. A questo punto inizio a modificarmi leggermente l'ala sopra, quindi la creerò più curva. Stessa cosa dall'altra parte, quindi creerò più movimento. Adesso con il pennello micropittura numero 3 schiaccio le setole, quindi le rendo piatte, prelevo un pochino di elasto, tampono e inizio a sfumare, quindi vado a tamponare tutte queste linee che ho creato. Tampono e tiro tutti i contorni. Prelevo un pochino di extra ruggidante o elasto, entrambi sono sigillanti senza dispersione. Io in questo caso sto utilizzando elasto. Schiaccio, prelevo elasto, tampono, stessa cosa dall'altra parte, quindi sfumo per bene anche qui tutti i contorni e la linea che c'era dello schema, quindi vado ad eliminarla la linea, non rimarrà una linea netta. Senza andare in lampada, continuo con la sfumatura, quindi prendo un pochino di blu, scarico e inizio dall'esterno verso l'interno, proprio dove ho adesso il blu, quindi dove ho la macchia.
tamponando. Prelevo un pochino di blu, scarico. E tampono verso l'interno. Scarico. Faremo la stessa cosa da sotto. Quindi tampono e tiro. E anche nell'area superiore dell'altra parte. Quest'ala non finisce, quindi io cercherò comunque di mettere colore per crearmi l'ombra, quindi l'effetto blu. Adesso con il painting bianco invece facciamo al contrario, quindi vado dall'interno, posiziono all'interno e vado verso l'esterno. Posiziono all'interno e vado verso l'esterno. Dopo aver capito bene come è lo schema della nostra farfalla e quindi aver fatto le sfumature, polimerizzo in lampada a 60 secondi. Dopo aver polimerizzato, sempre con il pennello numero 3 di micropittura, vado a rifare le sfumature, quindi vado a ripassare il colore. Prelevo un pochino di blu, lo posiziono all'esterno, tampono e tiro verso l'interno. Prelevo un pochino di blu, scarico il pennello, lo posiziono, tampono e tiro verso l'interno. Anche nell'ala inferiore, posiziono, tampono e tiro verso l'interno. Io per fare questo passaggio della sfumatura schiaccio le setole del mio pennello, quindi lo rendo piatto. Tampono e tiro verso l'interno. Quindi posiziono il colore, tampono e tiro verso l'interno. Carico il pannello, posiziono, e tiro verso l'interno. Adesso andremo a ripassare anche il bianco. Il bianco, come abbiamo già fatto prima, al contrario, quindi dall'interno verso l'esterno. Prelevo un pochino di colore, lo posiziono all'interno e sfumo verso l'esterno. Prelevo un pochino di colore
rifaccio il passaggio. Lo posiziono e lo tiro verso l'esterno, quindi posiziono all'interno e tiro verso l'esterno. Quando vedo sfumature nette, vado comunque a tirare di nuovo il colore, in questo caso il blu che è più scuro. Adesso invece iniziamo con i contorni. Quindi prenderò il pennello nell'Art 00, inizierò con un pochino di blu, scarico il pennello e inizio a fare delle linee sottili per contornare la mia farfalla. In realtà questo è un contorno già delineato perché abbiamo utilizzato solo due colori, ma comunque lo vado a precisare. Vi ricordo che per fare linee sottili bisogna fare pochissima pressione. Quindi prelevo il prodotto, scarico il pennello e vado a crearmi una linea sottile facendo pochissima pressione. Come potete notare, le ali inferiori tra di loro non si toccano. Dopo aver finito i contorni, andrò a creare le antenne della mia farfallina. Quindi posiziono il pennello, farò delle linee sottilissime e tiro verso il centro, quindi verso il centro della mia farfalla. E vado in lampada 60 secondi. Dopo aver polimerizzato, vado a sigillare con elasto. Andrò in lampada 60 secondi. Elasto, vi ricordo che è un sigillante senza dispersione, molto elastico, che va bene anche per semipermanente. Quindi non è come l'UV-gel trasparente, l'UV-gel extra lucidante, perché non è vetrificante, è elastico. Quindi è l'ideale anche per il semipermanente ed è extra lucidante, quindi extra glossy. Vado in lampada. E intanto vi spiego una novità solo tu donna, il gel glue. Il corpicino della farfalla in realtà potremmo fare sia con painting, come in questo caso ho utilizzato il nero nelle altre farfalle, ma oggi vi vorrò far vedere come utilizzare gli strass. Quindi utilizzerò il gel glue, che è un gel adesivo senza dispersione, che permette di incollare strass e decorazioni in maniera forte, quindi molto più di quella che può garantire un gel. È senza dispersione, quindi dopo aver applicato gli strass non andiamo né a sigillare né a sgrassare. Quindi prendo la tip, ne posiziono
un po' al centro, quindi dove andrò a fare il corpicino. E sopra andrò ad applicare gli strass e le perline. Potremmo creare uno strass più grande e altri piccolini, o tre strass della stessa grandezza e contornare poi con perline. Il primo lo distanzio leggermente dagli altri per far capire che c'è la testolina e poi continuo il corpicino. A questo punto andiamo in lampada 60 secondi e la nostra farfalla è pronta.